tutti ai vostri posti, allora sigla. Bene, buonasera e benvenuti a questa che è la prima assemblea in diretta streaming di Apindustria. Stiamo trasmettendo da uno studio televisivo a Curtatone e siamo qui insieme alla Presidente Elisa Govi, che saluto, per un'assemblea diversa in realtà. Vi riassumo in breve il programma dei lavori. Avremo con noi il notaio Bertolucci, che ringrazio per il cambiamento dello statuto, che è un adempimento necessario per poter votare online l'anno prossimo. Ci sarà l'illustrazione del bilancio e poi, no, non vi anticipo altro, vi lascio alla sorpresa. Saluto anche i presidenti e i consiglieri che sono qui con noi e che non vedete in alcuni casi perché sono nel backstage, e i pochi che per ragioni di sicurezza abbiamo voluto qui sul palco con noi, e quindi Erika Gazzurelli, Claudio Urbani, presidente di API Servizi, e Francesco Ferrari, presidente di Confimi Lombardia. Bene, mi dicono che ci sono almeno una sessantina di imprenditori collegati, se ne stanno collegando altri, ma chiediamo appunto alla Presidente se possiamo dare per confermata la presenza di almeno 60 tra consiglieri appunto e imprenditori. Ne aspettiamo altri ancora, collegatevi quando avrete un attimo. Vi diamo solo un'indicazione: per vedere meglio l'assemblea potete utilizzare il comando visualizza chi sta parlando, se volete vederci a tutto schermo, o invece fate come volete se volete vedere il condominio di tutti quelli che sono appunto collegati. Ma adesso è il momento di lasciare la parola alla Presidente Elisa Govi per introdurre i lavori. Buonasera a tutti, care imprenditrici, cari imprenditori. Abbiamo voluto fare questa assemblea prima di Natale per almeno due motivi. Il primo è che voteremo per cambiare lo statuto. Ciò ci consentirà di tenere le prossime elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo, pensate, online. Il secondo motivo è perché vogliamo fare quello che di solito fanno gli imprenditori: trasformare una difficoltà in una grande opportunità. Senza questa emergenza forse non avremmo avuto questa accelerazione nell'uso di questi strumenti video, ma noi l'API TV ce l'avevamo già in testa e adesso l'abbiamo realizzata. Vi diamo il benvenuto in questo studio televisivo e prima di iniziare volevamo farvi vedere dove eravamo rimasti e dove torneremo. Belle immagini, molto emozionanti, grazie. Però noi vogliamo tornare ad incontrarci di persona, a confrontarci, a frequentare l'associazione, ma soprattutto ci piacerebbe sviluppare ancora di più Apindustria, allargare il numero degli associati, creare un vero e proprio movimento attorno a questa nostra associazione, con nuovi stimoli, progetti e nuovi obiettivi. Il rinnovo del Consiglio Direttivo è una bellissima occasione per partecipare attivamente alla costruzione del futuro di Apindustria.
e per consentire di dare la possibilità a tutti di candidarsi e di votare utilizzando semplicemente uno smartphone, abbiamo proposto una modifica allo statuto che proprio sottoporremo adesso alla vostra approvazione. Scusate l'emozione della diretta. Siamo sempre stati dei precursori e anche oggi siamo qui per mantenere questa voglia di sperimentare, di sfruttare tutte le opportunità che la tecnologia ci offre. Chiedo quindi al notaio di procedere alla lettura della modifica dello statuto che avete già ricevuto nella vostra convocazione ufficiale. Voglio parlarvi di futuro, perché il presente lo conoscete e ci sta mettendo veramente a dura prova. Il passato non possiamo cambiarlo, però è il momento giusto per trarne una lezione fondamentale. Non dobbiamo ripeterci, dobbiamo fare come gli imprenditori che imparano dai loro errori e vanno avanti, senza cercare un capro espiatorio, ma provando a essere dei veri leader. I leader precedono il gruppo e lo guidano con il loro esempio. Ma dove lo guidano? Alcuni dicono verso la luce che si vede in fondo al tunnel. Questa è un'immagine suggestiva, ma non mi convince, non è la realtà, secondo me è sbagliata. Si pensa che in fondo al tunnel tutto possa tornare come prima, ma noi sappiamo che non è così. La crisi del 2008, e ce la ricordiamo ancora bene, ha cambiato tutto. E niente è tornato come prima. Allora cosa dobbiamo aspettarci in fondo al tunnel? L'entusiasmo di scoprire un nuovo versante, un mondo da cambiare e ricostruire per fare tesoro degli errori passati. Dobbiamo puntare sulle nostre imprese, che rappresentano la parte più solida, matura, civile e resiliente del paese produttivo. Quando preparavo il discorso, appunto, mi è venuta in mente questa parola, resilienza. Ormai tutti se ne riempiono la bocca, ma mi è ritornato alla memoria nel 2010, quando col gruppo giovani abbiamo fatto una bellissima esperienza col professor Piero Trabucchi. Pensate, eravamo nel 2010, gruppo giovani, quindi noi abbiamo sperimentato sul campo la resilienza. Credetemi, siamo stati dei veri anticipatori. E queste giornate sono state più facili della resilienza che serve adesso per combattere questa burocrazia italiana. Voglio citare un pensiero dell'economista Marco Vitale. Tante di queste imprese sono state duramente colpite da una crisi così inattesa, ma non ne conosco nessuna che si sia veramente fermata. Quelle che non possono più vendere hanno continuato a pensare, a fare piani, riorganizzarsi. Imparare a usare gli strumenti telematici in modo da venire fuori dalla crisi, ancora meglio e più organizzati di prima. Abbiamo accumulato una sfiducia nella politica di questo paese che è veramente difficile da superare. Noi siamo donne e uomini del fare, mentre i politici sono donne e uomini del dire. E sappiamo che, come si dice, tra il dire e il fare, cari colleghi, c'è di mezzo un grande mare. In Italia questo mare è la burocrazia inefficiente, che a dire la verità qui da noi è proprio un oceano. È difficile navigarlo, ma si potrebbe fare. Basterebbe passare dalla tecnica dell'annuncio con provvedimenti a seguire alla pratica dei provvedimenti già completi di norme attuative. Se annunci senza fare, la burocrazia si organizza per creare una palude dove si bloccano anche le nostre idee migliori, le idee migliori del mondo, quelle nostre, di noi imprenditori. E poi bisogna avere il coraggio di basare ogni provvedimento sulla responsabilità dei cittadini, non sulla sfiducia. Solo così possiamo togliere ogni potere a chi ci riempie di carta, di autocertificazioni assurde, quante ne abbiamo fatte, e pretende di regolare ogni minimo dettaglio della nostra vita perché non si fida di noi. Poche leggi chiare ed efficaci
e senza circolari interpretative. La maggior parte degli imprenditori e dei cittadini sono brave persone. Perché allora ingessare la società per colpa di pochi malfattori? Se le leggi sono chiare, la giustizia sarà ancora più veloce e sarà più facile colpire i colpevoli. Forse la parola chiave per il futuro, allora, cari amici, è proprio fiducia. Fiducia nelle nostre capacità imprenditoriali e nella nostra associazione. Ma per avere fiducia occorre conoscere a fondo le cose. Dobbiamo prepararci. Dobbiamo vivere quotidianamente la realtà della nostra associazione, di Api Industria. Portare nuove idee, nuovi stimoli. Quindi vi chiedo di confrontarci fra noi imprenditori, cari colleghi. E per fare questo abbiamo e avete una grande opportunità, candidarvi per il rinnovo del Consiglio Direttivo. È un modo per costruire insieme il futuro di un'associazione che vuole essere al nostro fianco, al fianco degli imprenditori, ascoltarne la voce e rappresentarla nel modo migliore. Però abbiamo bisogno di nuove voci e c'è bisogno dell'impegno di tutti, di essere una grande squadra per riuscire a sviluppare tutte le potenzialità della nostra associazione Api Industria. Per questo abbiamo pensato di lanciare l'idea così innovativa delle lezioni online. In questo modo sarà più facile candidarsi, farsi conoscere dagli altri, essere eletti e portare il proprio contributo per una crescita futura dell'associazione. In questi anni di vita associativa ho capito che a volte se ti chiedi a cosa può servire la nostra associazione, ma forse è solo perché non la vivi dall'interno, non vedi tutto quello che c'è dietro, come funziona. Questo è il momento giusto per sfruttare queste occasioni e diventare dei veri protagonisti, insieme ai vostri colleghi, individuare progetti e obiettivi per realizzare insieme un nostro futuro. È così facile candidarsi che ve lo spiegheremo con un breve video tutorial. Prego. Votazione online del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Come si voterà? Semplice, sicuro, veloce. Ogni azienda dovrà indicare la persona che potrà votare. 30 giorni prima delle elezioni riceverà via email sul cellulare il link al sito di Api Industria, dove potrà consultare l'elenco dei candidati e le istruzioni su come si vota. Ci sarà una settimana di tempo per votare. Chi si sarà registrato riceverà il link di accesso alla web app tramite la quale votare. Ogni votante potrà esprimere da un minimo di una ad un massimo di 5 preferenze. Il voto potrà essere espresso sia da computer che da cellulare connessi a internet. Ogni votante riceverà una OTP, One Time Password, cioè una password che potrà essere utilizzata una sola volta per accedere alla web app ed esprimere il proprio voto. Una volta espresso e confermato il proprio voto, il votante non potrà più rivotare o cambiare il voto. Il nuovo sistema di voto online garantisce il totale anonimato e l'assoluta segretezza del voto. Api Industria con Fimi Mantova, sempre un passo avanti. Ecco, avete visto quanto siamo avanti, uno strumento veramente innovativo. Appunto, stiamo lavorando proprio per far sì che questa associazione sia aperta al contributo di tutti, a tutti quelli che vogliono impegnarsi. Se avete dubbi, curiosità, naturalmente non esitate, parlate con me, con i vostri colleghi, quelli che hanno già svolto questo ruolo di consigliere. Qualcuno è qui con me al mio fianco. Vi aspettiamo. Forza, ragazzi. Prego, Giacomo. E dobbiamo chiedere scusa a Elisa perché ieri l'abbiamo convinta a girare un video di prova e le abbiamo detto che non l'avremmo montato, non l'avremmo fatto vedere, ma l'avremmo solo utilizzato non in diretta. Invece, come spesso accade in queste occasioni, noi l'abbiamo montato e quindi adesso vi facciamo vedere in diretta come gli imprenditori che si candidano potranno presentarsi ai colleghi imprenditori. Provate a guardare questo video.
Buongiorno care colleghe e cari colleghi imprenditori. Mi vorrei ricandidare perché io vorrei fare la differenza per le nostre imprese, stare sempre al servizio delle nostre imprese, ma per fare la differenza vera dobbiamo metterci la faccia e il cuore. Io ho iniziato a frequentare l'associazione nel 2005 e ho visto l'ambiente frizzante, collaborativo, l'ambiente di supporto alle nostre imprese e vorrei partecipare attivamente. E quindi magari prima vedere da dietro le quinte quello che succede e poi capire da lì quello che posso fare davanti, sul palco, con voi, con una grande squadra come quella che ho avuto in questi anni e per questo ringrazio appunto i miei consiglieri. E innanzitutto vorrei anche dire che in API si trova una struttura e dei collaboratori veramente attivi, importanti e sempre sul pezzo e questo è fondamentale per un nostro futuro mandato. Ringrazio tutti e ho ancora tantissima voglia di fare per le nostre imprese. Grazie. Ecco, secondo noi non è andata assolutamente male. Naturalmente questo è un numero zero. L'abbiamo voluto far vedere perché tutti ce la possono fare, si vogliono presentare appunto agli altri imprenditori. Naturalmente faremo una presentazione di questo tipo per tutti i candidati, la slide iniziale e finale sarà più dinamica, metteremo delle foto dell'azienda per far vedere da dove viene l'imprenditore e cosa fa appunto l'impresa. E tutti questi video saranno raccolti e saranno pubblicati in uno spazio sul sito di Apindustria in modo tale che tutti possano vedere i candidati prima delle elezioni online. Vedete che si può fare. Metteremo tutto il nostro impegno per far sì che questa elezione online sia davvero un'esperienza entusiasmante e che il sistema di voto sia, come abbiamo detto, semplice, sicuro e veloce. E adesso però è il momento di far venire un amico dell'associazione, un professore che è già stato con noi nel 2018 quando siamo stati da Francesco Ferrari in assemblea nella sua azienda, è Carlo Lottieri che è direttore del Dipartimento di Teoria Politica dell'Istituto Bruno Leoni e professore di filosofia del diritto a Verona. Vediamo se è in collegamento con noi, eccolo qua, ecco, professor Lottieri, buongiorno professore, grazie naturalmente per aver accolto il nostro invito. Grazie per l'invito, per l'occasione di essere con voi per dire le due parole sulla crisi soprattutto della rappresentanza, perché questo è un tema cruciale per il nostro paese, per il nostro futuro. È una crisi naturalmente che ha radici profonde ed è probabilmente legata anche a un fatto cruciale, cioè che la rappresentanza da tempo, in un paese come il nostro, è senza il cosiddetto mandato imperativo. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi eleggiamo delle persone e poi queste persone, una volta elette, sono non più sotto il nostro controllo, fanno quello che vogliono, non necessariamente devono rispondere alle nostre esigenze, ai nostri interessi, alle nostre preferenze. Non è così ovunque, esistono paesi in cui ad esempio esiste l'istituto del recall, esiste in altri termini la possibilità per una popolazione di, come dire, richiamare, cioè di mettere in discussione, di sfiduciare il proprio eletto, ma non è così da noi. E quindi la crisi della rappresentanza crea questo distacco crescente tra i cittadini e la politica, in particolare crea un problema che vi riguarda e ci riguarda. Cioè il fatto che non c'è una vera rappresentanza dei produttori. Non c'è una rappresentanza dei produttori, e a questo riguardo mi sembra importante ricordare il titolo e il contenuto naturalmente di un libro importante uscito alcuni anni fa, quello di Luca Ricolfi. In quel testo questo importante studioso italiano parlava della nostra società come di una società signorile di massa. Cosa voleva dire Ricolfi? Che come nel passato c'erano pochi signori che vivevano parassitariamente nei loro palazzi perché avevano conquistato immense terre e dominavano un gran numero di lavoratori, oggi noi abbiamo una massa di persone che pretende di vivere così. Cresce il numero dei pensionati, cresce il numero dei lavoratori pubblici produttivi, cresce il numero di coloro che non lavorano e sono sovvenzionati, e sappiamo con quale istituti. Bene, in questa situazione è chiaro che chi produce deve darsi da fare, deve organizzarsi, deve strutturarsi attraverso anche
dei meccanismi partecipativi che vedano l'imprenditore, la partita IVA, attiva, presente, perché anche chi rappresenta queste realtà all'interno del mondo appunto associativo ha bisogno di contatto costante con chi produce, con chi fa. Le informazioni sono disperse, non è facile per chi dirige o presiede un'associazione di categoria sapere quali sono le cose veramente importanti. Può farlo se ha un costante contatto, se ha un costante scambio di idee con i propri associati. Quindi la partecipazione è cruciale, le informazioni sono distribuite, e c'è anche un punto che mi sembra ugualmente molto importante e particolarmente importante, cioè questo. Per troppi anni, quanti lavorano e producono, penso agli imprenditori ma non solo, si sono preoccupati essenzialmente dell'attività, della loro impresa, del loro particolare. Ebbene, questo si può giudicare in senso positivo o negativo, dipende, ma c'è un dato cruciale che va messo in evidenza, e cioè che il nostro sistema produttivo sta andando incontro a una disfatta, perché questo è un rischio reale ormai, non già per ragioni legate al mercato o per ragioni legate alle difficoltà o all'incapacità delle nostre imprese, ma per ragioni politiche. Cioè è la politica oggi che distrugge l'impresa. Allora chi crede nell'impresa deve, come dire, occuparsi maggiormente di quello che ci riguarda, delle nostre istituzioni, della nostra vita pubblica. È quindi allora fondamentale che le voci degli imprenditori siano più vive in due sensi: più vive all'interno delle loro associazioni, deve esserci più partecipazione, deve esserci più vita all'interno delle varie realtà, e naturalmente le stesse associazioni devono farsi sentire di più all'interno della scena pubblica, oltre che della vita politica. Quindi la partecipazione oggi è cruciale. In qualche modo, se vogliamo salvare le imprese, dobbiamo occuparci oggi un po' meno delle nostre imprese e un po' di più della vita associata. Bene, grazie. Naturalmente grazie al professor Lottieri per queste parole, che sono uno stimolo per l'associazione per continuare ad ascoltare le aziende e per gli imprenditori ad impegnarsi in associazione. Perché il valore di un'associazione sta nelle persone che la fanno vivere, nelle loro idee, negli stimoli e nella passione che tutti imprenditori e struttura ci mettono. Ma stiamo avviandoci verso la conclusione, quindi lascio la parola alla Presidente Elisa Govi per i saluti finali. Prego Elisa. Grazie a tutti per aver partecipato alla nostra assemblea. Ringrazio il direttore e tutta la struttura perché quest'anno ci ha veramente messo alla prova, ma ringrazio tutti voi perché siete sempre stati vicino e al fianco delle nostre imprese. Grazie a tutti. Vi invito ancora le mie colleghe imprenditrici e i miei colleghi imprenditori a candidarsi, a far parte del nuovo Consiglio. Siamo a vostra disposizione e voteremo online, ma vogliamo credere che l'Assemblea si svolgerà di persona. Abbiamo voglia di tornare a incontrarci, magari tornando al teatro sociale, dove abbiamo festeggiato i 30 anni della nostra grande associazione. Sarebbe proprio bello tornarci, anche adesso. Quindi vogliamo regalarvi una piccola sorpresa. In uno studio televisivo basta schioccare le dita. Sì, ma che triste, non c'è nessuno. Beh, sì, oggi non c'è nessuno, ma lei non so se se lo ricorda, quel giugno del 2019. Sì, certo, quando abbiamo fatto i 30 anni dell'associazione. Sì, allora c'era pieno di gente e poi avevamo un'orchestra sinfonica davanti. In effetti quest'anno ci hanno impedito di tornare al teatro sociale. Noi ci siamo venuti lo stesso, perché in questo studio televisivo di un'azienda associata, che è My Sound, abbiamo ricreato in 3D questo fantastico teatro. In effetti uno pensa che se non si può entrare in un teatro, i teatri siano morti. Invece non è così. I teatri sono vita, sono cultura. E io mi ricordo quando c'erano più di 700 persone qui in questi palchi che li riempivano, che proprio emozione. In occasione dei 30 anni di Apindustria Mantova. È stata una serata fantastica. E pensi che
Quando lo costruirono nel 1822, il teatro fu costruito dal segretario della Camera di Commercio di Mantova. È una cosa incredibile, c'era la crisi e lui pensava che la cultura d'impresa dovesse avere anche un teatro. E allora cosa ne dice se torniamo a quel giugno del 2019 con il sipario chiuso e adesso basta solo dire che cosa? Beh, musica, maestro! No, fermi un attimo. Volevo farvi gli auguri per le prossime festività da questo palco che ci ha reso sempre protagonisti. Passate un Natale sereno e vi auguro un 2021 diverso e soprattutto migliore. Adesso musica, maestro!